Amici di Dietro lo Schermo, Comici all'Avventura, bentrovati a una nuova puntata di questo bel programmino slash sessione di giochi di ruolo slash campagna in collaborazione tra i ragazzi di Tutti a Casa che vedete nel loghino alla vostra destra e Asmodee Italia, il cui country manager vedete lì al centro, Luca Cattini, che è anche master di questa sessione, quindi salutiamo. Ciao Luca, come stai? Ciao Francesco, benissimo, grazie. Voi, tutto bene? Tutto bene, allora bandiamo le ciance e introduciamo subito i giocatori, a cominciare dalla fila sotto. Ciao Federica, ben trovata. Ciao. Ciao Daniele Tinti. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Ciao Guglia Scognamiglio. Ciao. Che ha vinto il premio questa settimana come giocatrice più fomentata, visto che ci siamo sentiti in continuazione, non vedeva l'ora che arrivasse il martedì. Ciao Stefano Rabone, benvenuto ufficialmente nella compagnia. Ciao. Ciao, ciao Daniele Fabbri. Ciao confratelli e confratelle. Adesso piano piano aggiustiamo i volumi, chiedo alla regia Ilaria, che salutiamo dietro le quinte insieme a Marco e Chiara, e c'è Max anche se non sbaglio, giusto Luca? Correggimi se sbaglio. Giusto. Chiedo a Ilaria di abbassare leggermente il volume della musica di sottofondo perché sento un po' bassini i miei compagni, non so se è un problema mio o anche voi ragazzi vi sentite un po' bassini, perfetto, quindi di abbassare leggermente la musica di sottofondo. Che cos'è Dietro lo Schermo Comici all'Avventura? Qualche settimana fa abbiamo deciso di provare a prendere un gruppo di persone che si sta simpatica e giocare ai giochi di ruolo, a quei famosi giochi di ruolo di cui si parla tanto da tanti anni e che spesso sono un po' demonizzati e ostracizzati come una cosa che invoca Satana, e non lo è perché è la quarta settimana e noi Satana qui non l'abbiamo visto, B, una cosa da sfigati, e non lo è perché guardate che popò di fighi che stanno in questo panel, C, una cosa complessissima, e non lo è perché ci stiamo divertendo un sacco e soprattutto è una cosa molto facile da giocare. Per farlo tutto quello di cui avete bisogno è questo starter set che contiene le schede personaggio che sono qua, e ognuno di noi ha la nostra, ragazzi, se voi ce l'avete in formato digitale o no mostratela, e un master. L'unico che diciamo deve conoscere le regole, avere un po' studiato, è il master, ma in ogni gruppo c'è uno che ha più voglia degli altri di giocare, quindi quella persona si studia le regole, se poi è fortunata da essere brava come il nostro Luca Cattini, allora la strada è tutta in discesa. Noi infatti non abbiamo dovuto fare niente, ci siamo solo dovuti armare di voglia di divertirci e siamo venuti qui a giocare. È la quarta puntata e al volo chiedo a tutti quanti ragazzi se siete pronti e carichi per stasera. Sì. Prontissimi. Prontoni. Vediamo l'ora. Luca, hai preparato qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci stasera? Tutte le sere dovete preoccuparvi, ragazzi. Voi, io adesso vorrei solamente sottolineare il fatto che nelle puntate precedenti, cioè se uno dovesse darvi un voto, no? Come siete, come compagnia di avventurieri, cosa siete riusciti a fare? Qual è il vostro percorso? Insomma, direi che avete lasciato delle tracce abbastanza indelebili nelle comunità che avete incontrato, per cui secondo me siete ad ampio rischio. Devo dire la verità, con tantissimi anni di esperienza non siete gli unici, non sarete gli unici che hanno fatto disastri al loro debutto, e quindi non dovete preoccuparvi. Ecco, diciamo che se foste stati a un torneo e vi avessimo dovuto giudicare sulla bravura, beh, insomma, qualche voto così qua e là lo lasciavate per strada. Ma però, sull'interpretazione e sulla simpatia niente da dire. Non avremmo niente avuto probabilmente rivali. Grazie a tutti voi che ci state guardando dal canale di Asmodee Italia o il Raid dei canali di Ciccio Lancia, Daniele Tinti, Daniele Fabbri, chi più ne ha più ne metta. Noi siamo pronti per giocare. In tanti due ci avete chiesto fino a quanto andate avanti, e non lo sappiamo, fino a quando Luca non ci caccia o fino a quando noi continuiamo a divertirci. Lo scopo di Dietro lo Schermo Comici all'Avventura, e poi giuro cominciamo perché è interessante anche tutta quella parte lì, lo scopo di Dietro lo Schermo Comici all'Avventura è divulgare e convincervi a giocare al gioco di ruolo, quindi lo facciamo con questo spirito e siamo felici di vedere che gente si organizza per giocare ispirata da noi, che si creano dei master ispirati da noi, che altri protagonisti del mondo dei social network cominciano a giocare, non lo so se ispirati da noi, però ci piace pensare di sì perché siamo megalomani, quindi continuate a giocare. Asmodee è contenta perché vi comprate un starter set,
e noi siamo contenti perché abbiamo un po' fatto il nostro. Bene, ho detto tutto quello che dovevo dire, credo, no? Luca, confermi che ho fatto tutto per bene. Ci dovrebbe però dalla regia, che ringrazio robadagrafici.net anche per le grafiche, ci dovrebbe essere un video riassunto, in genere c'è, non so se c'è anche questa settimana. Yes, confermo, dovrebbe esserci il video riassunto che dovrebbe partire in mantinente. Ok, allora... Costretti dal regno di Kromdar a un'allegra gita scolastica a Mezzia per il recupero del nano Bodin Occhio Fisso, la sgangherata combriccola composta da Franca, Danica, Gebeddo Lidl, Mormos e Gnocchi, data la disobbedienza dell'unico vero monito del non attirare troppo l'attenzione, viene raggiunta dal vecchio re dei barbari Artrosio, incaricato di vigilare sul gruppo per evitare altri casini. Re Artrosio riesce benissimo nel suo compito, infatti dopo 5 minuti dall'entrata ad Entiria, Franca distrugge l'intero portico d'ingresso del cimitero, attirando le ire delle guardie locali. Dopo tutto il trambusto, incontrano Fialte, il contatto loro segnalato dai nani, un becchino negromante che risveglia i morti con il solo scopo di scavare per farli tornare da dove sono venuti, perché gli fanno schifo. Con la poca sanità mentale rimastagli, Efialte spiega alla compagnia che il loro obiettivo si trova a Shadar, presso la residenza reale dei Nadakar, e che forse, dietro al rapimento di Bodin Occhio Fisso, si cela lo stesso principe Azen, il che significherebbe per tutto il gruppo di essere passati dalla padella alla brace. Prima di congedarsi, Efialte spiega loro che a corte si nasconde un'altra spia dei nani, pronta a dare manforte alla compagnia. Lasciato Efialte al suo lavoro, alla locanda del paese prima di ritirarsi per la notte, alla compagnia viene offerta della birra, che non costa nulla, in quanto trattasi di una variante alchemica inventata proprio nella magocrazia. Il mattino seguente si incamminano verso Shadar. Durante il tragitto, dopo aver cercato di fare amicizia con l'ennesima creatura sbagliata, una driade mangiabardi, Gebeddo rimane vittima di un incantesimo del sonno da parte di Danica, finendo a peso morto sulle spalle di Gnocchi. Cosa ci attenderà a Shadar? Avete scommesso al toto traditore? Ma la birra magica è analcolica. E non te vergogni di bere una birra analcolica. Non so se la birra magica sia analcolica, questa qui non lo è e io ce l'ho. Pronti per giocare, Luca? Rimettiamo la palla nelle tue mani. Noi cominciamo a interpretare i nostri personaggi e quando vuoi siamo pronti a ripartire. Allora, noi ci eravamo lasciati che sostanzialmente per evitare ulteriori casini dopo avere... veramente paraculato, sperculato un povero menestrello balbuziente e preda di magia dalla driade, insomma un disastro epocale di tutte dimensioni gigantesche. Ci eravamo lasciati che Gebeddo era stato addormentato da Danica e quindi caricato a sacco e portato in spalla per il resto del viaggio. La vostra meta era Shadar, giusto? La cittadina in cui dovreste cercare di entrare a corte perché veniate avvicinati o accostati dal vostro prossimo contatto e capire dove è finito questo nano, Bodin Occhio Fisso. Avrei bisogno che voi mi diceste a questo punto, visto che si riparte con il viaggio, di nuovo dovrei prendermi nota ancora una volta dei turni di guardia. Siete in 6, il mio consiglio è che facciate 3 turni di guardia, quindi mi servono 3 coppie. Io propongo che il primo a fare il turno di guardia sia Gebeddo, visto che ha dormito per tutto il viaggio, può stare sveglio all'inizio della notte. Io va bene, perché vorrei durante la notte fare 2 chiacchiere con Franca, se Franca è d'accordo. Ok. Va bene, Gebeddo. Gebeddo, Franca, primo turno di guardia, perfetto. Secondo turno di guardia? Io e Re Artrosio. Ok. Artrosio. Ormai coppia di fatto, io dormivo tanto. E infine abbiamo Gnocchi come ultimo turno di guardia assieme a Mormos. Perfetto, mi sono segnato tutto. Ok, il primo giorno scorre tranquillo, non ci sono problemi. Chiaramente il paesaggio sta cambiando da un paesaggio simil Messico, quindi simil desertico con cactus eccetera. Vedete che la vegetazione inizia a essere molto più rigogliosa, vedete che i profili sono più collinari, c'è molta più foresta, inizia a vedersi molta più foresta. Seconda notte potrebbe succedere qualche cosa. Vediamo quale turno di guardia succede. Quindi stabiliamo che tiriamo un dado da 6. Ilaria, se può, la regia mettermi la zenitale. Quindi io tirerò il dado. 1-2 è il primo turno di guardia, 3-4 è il secondo turno di guardia e 5-6 è l'ultimo. Vediamo cosa succede. 1-2, Gebeddo e Franca. Siete lì.
e state facendo il vostro turno di guardia. Tu, Gebeddo, volevi approfittare per parlarne, puoi farlo nel frattempo che qualche cosa magari succede. Allora, Franca, io in realtà avevo una curiosità, ci ho pensato tutto il giorno, ma tu ci hai raccontato come avviene, diciamo, l'inseminazione dragonide. Ma tu sai chi è il papà di questo dell'uovo che tu porti e celi con tanta cura? Allora, innanzitutto io l'ho raccontato a Gnocchi e non a te, caro Gebeddo, ma si vede che Gnocchi ha parlato. Gnocchi è un chiacchierone come tutti gli orti. No, l'ho detto a lui perché in quel momento ero un po' emozionata, eravamo da soli nella, ecco, in quella stanza, e in realtà, aspetta, sento della musica venire da lontano, sento della musica alta, ok, forse si sta abbassando. Comunque, ti stavo dicendo, Gebeddo, che praticamente ero emozionata, in realtà questo uovo non è stato fecondato ancora, e sto pensando se farlo fecondare da qualcuno di voi. Ah, quindi di noi? Perché no? Ok, quindi non oddio, non l'ho mai fatto, però è talmente matta come cosa che non so come si fa e non sono sicuro di volerlo sapere, però potremmo provarci. Ma quindi non c'è un bambino, cioè non c'è un draghino adesso dentro l'uovo al momento? Senti, io non posso parlare. Comunque sì, c'è un draghino dentro. C'è un draghino e il padre è uno di voi, perché gliel'ho fatto inseminare in segreto, e scoprirete chi è il padre. Che schifo. Mentre siete assorbiti in questa conversazione incredibilmente surreale, sentite dei rumori provenire da un albero che sostanzialmente era sopra il campo di il bivacco, no? Voi avete costruito il classico fuoco al centro del campo e c'era questo albero alle vostre spalle. Da sopra l'albero si ode un rumore di frasche, e girandovi vedete che c'è una figura che sta sostanzialmente correndo lungo il ramo più alto e si lancia per piombare su voi due. Io mi sposto, mi sposto da sotto, con un balzo mi sposto da sotto. Io, Franca? Sono forte e proteggo Gebeddo e guardo attentamente questo essere, cerco di essere pronta. Perfetto, quindi Gebeddo si sposta, tu ti giri per proteggerlo e questa figura salta e atterra sostanzialmente, cercando di fare una capriola mezz'aria, e atterra di culo sul fuoco. Poverino! Ed è un goblin. Solo che il problema è che prende fuoco, gli abiti gli prendono fuoco, quindi questo inizia a correre e scappare in direzione opposta alla vostra, bruciando. Cosa fate? Cioè, abbiamo dell'acqua, Gebeddo, asciughiamogli, bagniamogli il culo. Ma sta scappando, è proprio andato via. Perché dovremmo correre appresso, Franca? Lo vedete nel cuore della notte, ormai è scomparso. Vedete solo questa luce che vaga e si allontana sempre di più, urlando. No, l'unico fatto è che siamo effettivamente osservati dai goblin, perché questo stava qui sopra, quindi forse conviene svegliare gli altri e dire che siamo osservati dai goblin, tralasciando il fatto che uno degli altri è papà del tuo draghetto. Ma questo magari ne parleremo un domani. Io mi avvicino. Senti, perché ho sentito un casino, scusate, ma che era sto casino? Che è successo? Era un goblin cadente, cioè... guarda, Gebeddo, non mi risulta che esistano goblin cadenti. No, cioè, nel senso, era solo... Alberi goblin. Esistono alberi goblin? No, guarda, io sono un gnomo delle montagne e lo saprei se esistessero gli alberi di goblin. Non esistono. Che cosa è successo? A parte che non è vero, sono un gnomo delle rocce, ma va bene. È caduto un goblin dal ramo ed è venuto giù, è caduto sul fuoco, si è bruciato ed è scappato via. Mi sveglio anche io al sentire la parola goblin. Certo. Faccio con la mia voce da anziano, faccio goblin. Chi ha detto goblin? Questa è la mia voce. Allora, Re Artrosio, buongiorno. Stavamo discutendo io e Franca amorevolmente e un goblin è caduto dall'albero sul fuoco, ha preso fuoco ed è scappato via. Ora... Ci stanno spiando. Esatto, esatto. Sicuramente altri, fra l'altro non l'avete ucciso, quindi sarà andato ad abitare... Ce ne sono altri.
È pericolosissimo questo. Siete sicuri che c'era veramente? Perché tutto ciò che viene dal cielo è un segno degli dèi. Magari l'avete visto perché era una visione. Sicuri? Sì, abbastanza sicuri, perché sì. C'è saltato addosso, poi è caduto sul fuoco, è proprio un goblin minchione, però se ne ha detto. Siete certi che fosse un goblin? Non è che l'avete confuso? Io sono certo. È abbastanza chiaro che fosse un minchione, comunque quello sembra di sì, però. Sì, sì, è abbastanza sicuro che fosse un goblin. Peraltro, vi sembra di riconoscere, Gebeddo, secondo te era proprio quello che era passato sul cavallo con l'anatra l'altra volta? È lo stesso? Anzi, vi dirò, ragazzi, era quello che era passato sull'anatra suonando e dando l'allarme. Ma quindi no, io ho la sensazione che tra un po' saremo in pericolo. Siamo in pericolo. Sì. Quello è... Abbiamoci. Non siamo qua ad aspettare. Svegliamo gnocchi, non è che lo possiamo lasciare qui. No. Infatti lui, tra l'altro, stava ancora dormendo. Ok, quindi muovete baracche e burattini, andate via sostanzialmente. Sì. Perfetto. Sì. Io mi metterei... Sveglia! Che è successo? Stiamo già andando? Stiamo andando, non chiedere, non ti preoccupare. Va bene, non chiedo niente. No. Mi fido di voi che avete molta intelligenza, l'avete dimostrato sempre durante questo viaggio, non avete mai preso decisioni sbagliate. Re Artrosio, cosa stavi dicendo? Aspetta, Mormos, Re Artrosio? Cerchiamo le tracce di questo goblin, sicuramente ci porterà al covo del mio nemico, che vi ricordo mi ha rubato non solo i soldi ma anche la donna che amavo, una goblin molto affascinante con sei mammelle. Ma vuoi andare al covo dei goblin? Non vogliamo andare dove dobbiamo andare? No, io devo andare lì. Sarà che mi sono appena svegliato, Re Artrosio, ma non mi ricordo questa cosa. Io ho un conto in sospeso con Goblin Hood, non me lo ricordo perché non ci interessa, Artrosio. Adesso andiamo dritti verso la nostra missione, muoviamoci, stanno arrivando altri goblin. Allora, se devi cercare le tracce, Elfo, sei tu quella che parla con la natura, cerca le tracce e vediamo. Non mi frega un cazzo delle tracce dei goblin. No, non mi frega un cazzo. Scusate, ma mi pare che adesso andiamo a caccia di goblin, abbiamo una missione, muoviamo. Ci stanno cercando. Ora sì, ma non credo che andarli a cercare noi sia conveniente, soprattutto perché ci porterebbe verso la loro tana, verso il luogo dove sono tanti. È un suicidio! Allora, no. Sveglia tutti e mettiamoci in marcia adesso. Siamo già tutti svegli, andiamo. Ripartite. Allora, il mio consiglio... Perché ci vedo bene al buio. Perfetto. Ripartite, spostate il campo più in avanti, a un certo punto non ce la fate, dovrete dormire, dovrete invertire, quindi dormire parte della mattina per recuperare il sonno perso. Non c'è problema, avete adesso la possibilità di rimemorizzare gli incantesimi, potete fare tutto quello che volete. Se siete già a posto, il giorno passa tranquillo, non ci sono altre tracce, non ci sono altre imboscate. Finalmente arrivate al quarto giorno nei pressi della città di Shadar. È mattino, tarda mattina. Arrivate nei pressi della città di Shadar, rutilante di musica, luci e colori quali non avete mai immaginati. Draghi sinuosi, multicolori serpeggiano in cielo, per poi esplodere in nubi profumate dalle quali si involano stormi di uccellini trillanti. Shadar, costruita tra le colline, è una città di notevole imponenza e dignità. Alte torri ornate di draghi striscianti in oro e argento sembrano voler trafiggere le nubi. Il cielo terso e calmo fa risaltare maggiormente la severità del castello dei Nadar Khan, in massiccia pietra grigia che domina la città che sorge ai suoi piedi. Gebeddo, fammi un tiro su storia, perché tu magari hai sentito raccontare qualche cosa su questa città. 20 o 6? 20. Dato da 20, hai un bonus di più 3 perché hai competenza in storia. E cosa hai fatto? Il numero è 19. Sai tutto di questa città, ne hai sentito parlare spesso in tante ballate, in tante canzoni. Intanto l'ambientazione, lo diciamo fuori dall'avventura, è orientaleggiante, quindi immaginatevi le pagode, immaginatevi le guglie, immaginatevi una città che possa essere più o meno nel nord della Cina, tra la Mongolia, la Corea, il nord del Giappone. È famosa Shadar perché il principe Azen,
che è il regnante attuale, è il grande maestro degli illusionisti, quindi una potente setta di Mezzia. Com'è il nome, scusami, Adar? Principe Atzen. Atzen. Sì. E, quindi l'illusione regna sovrana in questo posto, la magia è l'ordine del giorno. È famosa anche per un'altra particolarità, per le case di piacere. E sicuramente sono le più rinomate della regione. L'altra cosa che ti ricordi, dalle ballate che hai sentito, è che questa famiglia, i Nadar Khan che governano, sono veramente ben voluti da tutta la popolazione. Hanno un'ottima nomea, sono conosciuti per essere equi, duri, ma equi. Quindi in generale la popolazione vive felice in questo posto. Bene, io ripeto quello che so ovviamente ai miei compagni esattamente. Perfetto. Così come l'hai detto tu. Ok. Cantaci una canzone. Canto una canzone? Su quello che sai, dai Gebedo, raccontaci, cantaci una canzone su quello che sai di questa bella città. Mi ricordi il nome della città, Master? Shadar. Siamo arrivati a Shadar, la città del principe Atzen. Cerchiamo di non far casini oppure so cazzen. Qui la magia regna sovrana, non portiamo con noi la buriana. Facciamo ciò che dobbiamo e presto da qui ce ne andiamo. Avevo paura della rima con Ana. Gebeddo da Master. E anch'io quando è partito con Anna, anch'io ho avuto paura della rima, però ti sei guadagnato un'altra ispirazione. Segnatela. Evviva! Ricordiamo cos'è l'ispirazione. È la possibilità di tirare due dadi per quando fai un'azione per scegliere il più alto. Quindi un'ottima interpretazione del personaggio. Bene, signore, ditemi cosa fate. La città è brulicante di vita, aperta davanti a voi. Avete tutte le possibilità dell'universo. Allora, ragazzi... Allora. Stiamo attenti, io dico solamente stiamo attenti, perché io ho sentito la parola illusione e vi ricordo che ci avevano detto di stare molto attenti al principe, soprattutto al principe Atzen. Soprattutto a lui ci avevano detto, ce l'aveva detto il nostro amico quarantenne. Soprattutto basta, perché mi permetto di ricordarvi, è molto ben voluta, tutta la famiglia è molto ben voluta dalla popolazione, quindi stavolta cerchiamo di evitare di distruggere un quartiere, se ma vogliamo... dalla popolazione, perché sarà una famiglia giusta, magari possiamo andare a chiedere direttamente a loro. Ma dobbiamo andare, noi stiamo sempre cercando la stessa persona, giusto? Sì. Io suggerisco questa cosa a Mormos, andiamo alle case di piacere, tanto io e te non possiamo fare niente. No, vengo pure io. E non toccare. Io se vuoi vengo lì e prego per te che tu possa fare qualcosa. Ma cosa c'entrano le case di piacere, ragazzi? Andiamo a chiedere se hanno detto un po' di... Andiamo tutti! Andiamo a corte! Andiamo a chiedere a corte! Andiamo tutti, Danica! Andiamo alle case di piacere! Dividiamoci, chi va a corte, chi va alle case di piacere, io vado alla casa di piacere, anche perché dobbiamo recuperare delle ore di sonno. Io le vorrei recuperare... Gli occhi, le case di piacere non sono fatte per dormire. Io voglio pagare per dormire, non mi piace dormire solo. Posso proporvi una cosa tutta matta? Volete che faccia un piccolo spettacolino, canti una piccola canzone su Bodhi in occhio fisso qui in piazza e vediamo come reagiscono? Così capiamo se... Ma non mi sembra utile per non attirare l'attenzione. Mi sembra una pessima idea e proprio per questo penso che dovresti farla, però io sono anche quello con poca intelligenza. No, ditemi voi, se volete lo faccio, se no no. Secondo me dividiamoci. Ok, va bene, per me va bene, mi sembra più convinto. Tu vuoi cantare? Poi canto. Cioè. Esatto. Vabbè, poi canto camminando, va bene. Io vorrei andare nella più grande casa di piacere. Io andrei a corte. Quindi, chi va in una casa di piacere? Gnocchi, accompagnato da? Io e Mormos, tutti e tre. Ok, ok. Chi prova ad andare a corte invece? Io Franca anche, vieni tu anche. No, Franca non va a corte, Franca va alla casa di piacere. Ok, perfetto. Perché deve seguire il padre di suo figlio, perché tra questi tre che vanno alla casa di piacere c'è il padre di mio figlio e quindi non posso permettere che vada succeda qualcosa. Ma tu mi avevi detto l'altra sera. Andiamo presto. Franca, scusami, scusa un attimo. Dimmi. Ma che c'è il padre di tuo figlio? Ecco.
c'è un possibile che la madre padre, è lei, quindi, ma possibile nel senso che lo conoscevi da prima? Può essere, in ogni caso in questo viaggio è successo qualcosa di romantico per me e quindi devo seguirlo. Ma io... Scusa, Franca, che... ma tu mi avevi detto magari che nel padre c'avete quello strano rito, no? Quindi non si sa chi è il padre. Sì, ma tu hai starnutito sull'uovo, ti ricordi? Io quindi ho, l'uovo ho... è... Ora è tuo. Sull'uovo... Tuo. Un mostro! Mi stai prendendo per il culo? Forse lo Franca, scoprirai. Franca, io ho Franca, andiamo alla casa di piacere dalle tue colleghe. Io ho leccato un uovo prima. Atti impuri, atti vedi? Impuri. Potresti essere fosse, anche te allora, realtà. Pensando che fosse un omelette, cioè, di farne un uovo alla coq. Vabbè. Andiamo, allora, io e Danica andiamo a corte mentre loro discutono okay, su parentele. Perfetto. Allora. Ma io veramente volevo andare con un gruppo un po' più corposo. Franca, sei sicura di non voler venire con noi? Vuoi che ti protegga, Danica? Sì, non mi fido di Gebetto. Vengo con sento, te, allora. Sento molto messa in discussione la mia virilità, posso dirlo? Lo dico. Lo è, mi hai lanciato un anatema. Vabbè, è ma vero, ero innamorato... Vengo con voi, grazie. Scusate. Grazie. Ok, allora, partiamo da Danica e Gebeddo, anche Franca, giusto a questo punto. Sì. Allora, la stradina che sale dalla città al castello è tortuosa e raccoglie molte stradine più piccole che girano attorno alla collina. Vedete immediatamente che è pattugliata da parecchi drappelli di guardie. Ci sono delle piccole radure ai lati della strada che salgono, però insomma vedete che è abbastanza protetta la cosa. Arrivate fino al grande portone e ovviamente ci sono le guardie all'ingresso. Fermi là! Cosa volete? Vorremmo parlare con il principe. Bellissima, brava, sì sì. Cosa volete? Vorremmo parlare con il principe. Sì, abbiamo capito. La battuta è molto bella, ma non, cioè, una volta fa ridere, due no. No, chi siete voi? Siamo un gruppo di ricercatori magici. Siccome in questa città la magia è la più potente e la più bella del mondo, vorremmo avere dal principe il permesso di studiare alcune cose che esistono solo qua. E vogliamo chiederle a lui direttamente. Sappiamo che è molto buono e molto amato. È molto buono e molto amato, ma non è possibile prendere appuntamento con il principe. Quello che dovete fare è recarvi alla Casa della Magia, in centro, dovete prendere appuntamento e forse vi verrà negato. Dopodiché avete probabilmente una possibilità su un milione di parlare con lui. Prima dovete iscrivervi alla scuola di magia, alla Casa della Magia, chiedere tutte le cose e fare il protocollo che dovrete seguire per incontrare il principe. È impossibile incontrare il principe! Perché impossibile? Ma siete dei pezienti! Scusate! No, cosa vuol dire incontrare? No, come ma... sì? No, 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 ma ciao, ma i miei compagni sono elfi a cui ho fatto un incantesimo, hanno questo aspetto soltanto perché giocando abbiamo sbagliato e non riesco a scioglierlo, ma sono come me, sono degli elfi della selva fatata, non sono dei pezzenti. No, va sì, bene, d'accordo, ma non... Ho alzato un po' gli zigomi e le labbra perché ho fatto un piccolo ritocchino. E siccome voi siete i maghi dell'illusione, volevo sapere se posso fare qualcosa anche per le labbra. Ma secondo me ci vuole un esorcista più che un mago illusionista, però detto questo io veramente non so come aiutarvi, il principe non si può incontrare, ma secondo voi io vado dentro a dire, ma non so neanche dove andare, il principe, figuriamoci, è irraggiungibile. In che senso è irraggiungibile? Sarà in questo castello, no? Ma certo che in questo castello, ma nessuno va a chiedere di incontrare il principe. Danica, addormentalo, Danica, addormentalo. Quando lo addormento si accorgono, le altre guardie se ne accorgono. Ah, è un peccato che non si possa incontrare il principe, perché in città tutti quanti ci hanno parlato così bene di lui che noi pensavamo fosse facile incontrarlo, forse una persona alla mano, non ci aspettavamo tutta questa separazione, però va bene, ce ne andiamo, va bene. No, ma se poi il principe viene a sapere che uno degli elfi della stirpe reale lo volevano incontrare, gli è stato impedito? Lei è veramente divertente, sa? È una roba. Oggi ha veramente mi ha reso la giornata migliore. Bella questa qua. Sì, sì, glielo dirò. Sì, sì, guardi. Dice, perché lei chiaramente lo incontra il principe, così. No, ma sta scherzando, se dovesse incontrare il principe. Ma no, ma non lo incontriamo il principe, ragazzi, ma non avete idea di dove siete? Cioè, il principe non si può incontrare. Vabbè, sentite, abbiamo perso già abbastanza tempo.
per favore, incamminatevi, grazie. L'ultima cosa, gentile guardia, sì. Non è che bisogna pagare qualcosa per poter entrare? Pure, la corruzione, no, non avete capito come funziona. No, io dicevo un biglietto, un biglietto. Io faccio un trucchetto di amicizia sulla guardia. Ok, trucchetto di amicizia, spieghiamo che cosa fa il trucchetto di amicizia. Lo rendi un po' più ben disposto nei tuoi confronti, giusto? Vediamo se c'è un tiro salvezza amicizia, non me lo ricordo, andiamo a vedere se c'è un tiro salvezza. Allora cerchiamo Danica amicizia, eh sì, sul carisma, quindi tu hai 13, vediamo se si salva lui. No, attenzione, dice: guardi, io la voglio aiutare. Bravo. Perché lei mi sembra una persona degna. Il principe non si può incontrare, no! Non so come dirglielo, cioè veramente è irraggiungibile, è la personalità più elevata di questo posto, non è assolutamente possibile incontrare il principe, ma ve lo sconsiglio anche perché è vero, siamo tutti innamorati del principe, però lui è un pochino umorale, se gli girano i 3 minuti è capace di trasformarti in un sasso o in un rospo o ancora peggio in quello sgorbio di elfo che è saltato fuori da quello lì che sembra un drago. Cioè, non c'è verso. Non c'è qualcuno che ci può aiutare anche se non puoi. Non è che tu c'è sei il principe. No, e ti sei ingannato. Ma oggi volete proprio farmi morire? Da un infarto da ridere io il principe, certo, ma no, ma non so come dirvelo, vi prego, andate via, non ce la faccio più, non è possibile incontrare. Ma non so. Senti, tu che sei una bella persona, per favore dillo ai tuoi amici, non ci può incontrare, non c'è verso. Ok, c'è qualcuno che conosci che ci può parlare del principe? Sì, secondo me dovete andare alla scuola della magia e cercare di chiedere informazioni su di lui. Ok, andiamo. Io però gli facciamo un'occhiataccia, come dire, ti ricordi, ci rivedrai di nuovo. Ok, arrivederci. Arrivederci. Secondo Bene. Me quello che cerchiamo è dentro il castello. Veniamo agli altri tre, i tre ragazzotti. Ok, quindi case di piacere ce ne sono 54.000, dovete chiedere ovviamente indicazioni. Cosa chiedete? Io chiederei per la più bella, costosa e... Chiedete costosa. Per quella dove sta la madre del principe, che vi metterà sicuramente di buona luce con tutta la popolazione. Io faccio per farvi capire questo gesto. Chiediamo ai allora, passanti, insomma, qual è io la faccio quello che dite voi, tanto io non faccio niente, vi aspetto fuori per confessarvi alla fine. In buona maniera vi viene detto da più parti che la migliore casa di piacere del posto è la mela bacata, si chiama così, e la trovate sostanzialmente all'interno di un vicolo secondario. Vi ci recate? Sì. Ok. Sì. Vedete, la classica porta rossa laccata, di legno laccato, vedete la classica lanterna rossa esposta all'esterno, cosa fate? Io dico, Siamo. Ma qui si fa la stand-up. No, che palle la stand up, regà, non rendiamo sta serata pesante, per favore, andiamo a un'altra casa di piacere. No, scusate, mi sono confuso, qua volevo dire si fa l'amore e... No, meno male, va. Bussiamo. Bussate, vi apre la porta e davanti a voi c'è una piccola donna orientale, alta sostanzialmente 1,10 m. Buongiorno, cosa volete? Vogliamo le donne nude. Bravo. Questo è posto per donne nude. Tu vuoi donne, tu no. Indica te col cappuccio. Tu sicuro non vuoi donne? No, io non voglio donne nude. No. E tu vuoi uomo? Capito io? Sì. No. Sì, bravo. Noi avere tutti i gusti, tutti i servizi, tutti i gelati. Tu vuoi qualcosa? No, neanche uomo. Grazie, come sei. Allora io spiego tutte le regole. Occhialo? Allora, lenta monete d'olo a testa. E voi prendete tutto quello che volete. Malattie, donne, uomini, tutto quello che volete dentro. Lenta monete d'olo, tutto incluso. Claro? Ma io solo guardare, perché purtroppo... Lenta monete d'olo, tu guarda tuo amico, io ho capito, tu guarda tuo amico con cappuccio. No, un po' di sconto, perché non... Ah, ma è tuo figlio? Chi? Quello, col cappuccio? No, lui è...
è venuto male perché colna coda pelò tuo figlio Chiallo, tu guardia di copo. Ha starnutito su mia madre lui una volta. Qua dentro succede anche questo, sì. Ma Mormos, in realtà, cioè noi comunque staremmo pure cercando una persona, o se siamo veramente venuti qua. No, ci stiamo, facciamo quello che questo dobbiamo. Questo è quello che... Ma allora, possiamo proporre tipo, uno guarda, uno prega e l'altro fa, possiamo fare tipo un pacchetto unico che facciamo 30 monete d'oro in tutto... Qua dentro tutte tentazioni possibili, tu vuoi plegare mentre l'altro fa, tu vuoi guardare mentre l'altro fa, tutto possibile qua dentro. 30 monete d'oro a testa. Allora, io però... 30 monete d'oro a testa, regà. Cioè io... Se tu plega qua dentro, plega meglio. Signora, io sarei l'unico a fare poi sesso, visto che questi qua a quanto pare non vogliono fare niente. Non ci sarebbero altri uomini un po' più prestanti con cui fare... Ma tu vuoi uomo? Ma sì, cioè io sto cercando una persona che mi hanno detto gran cose di questo signore e dicono che a fare l'amore è molto bravo e dicono che insomma, come fa l'amore il principe di questa città, come fa l'amore il principe di questa città, nessuno. Allora, volevo sapere, ma non è che tante volte... In tu non parlare di principe qua dentro, tu non parlare di principe, no. Principe buono, principe buono, buono pure a letto, infatti, mi chiedevo se tante volte. Io non so, principe non viene qui, viene qui, signor. No, va bene. Senti, nel reparto dico che non viene in questo posto. Ma 30 monete d'oro sono un po' troppe. 30 monete d'oro sono troppe. Io non voglio. Cioè. Mi faccia questo. Io sono vecchio, non ho mai visto una donna nuda. Per favore, mi faccia questo. Dobbiamo fare un regalo di compleanno al nostro amico, fargli solo vedere una oggi donna. Ci siamo, domani non ci siamo più. Allora io faccio plezzo speciale per te. 30 monete d'oro. Ma è lo stesso. Però sconto di gruppo, 90 monete d'oro. Ah, si doveva capire dall'accento che questo era scozzese, guarda. Ma infatti, guarda, cioè, sono impressionato io da clericale di come si passano i soldi qua, quindi va bene. Io qua dentro buono tutto, FBI tutto, donne, uomo, tutto quello che vuole. Tu vuoi plegare, tu, capito, vuoi vedere tuo figlio per grande soddisfazione, tu puoi farle qua. No, ragazzi, secondo me andiamoci, cioè non vale la pena spendere tutti questi soldi. Andiamo a una che costa di meno. Sì, usciamo, io sì. Esco. Andiamo, cerchiamo un altro posto, ragazzi. Forse cerchiamo di ricongiungerci agli altri e di vedere se loro perfetto, hanno trovato quindi qualcosa. Vi ritrovate nel punto da dove eravate partiti, riaggiornate sulle cose, e in questo momento, improvvisamente, udite un banditore, con più oro addosso di quanto ne abbiate mai visto tutti in una volta, proclamare il seguente messaggio. Chiunque sia opportunamente referenziato per servire con garbo e buona grazia può presentarsi alla strada delle Treguglie entro 2 ore al magnifico ciambellano Tuan. Vi si offre un'eccelsa opportunità di servire la famiglia Nadar Khan. Così ho parlato. E si sposta. Ragazzi, andiamo, qualcuno vada a parlare. Proponiamoci. Andiamo tutti. Chi è che si propone come cameriere? Io finisco di ridere adesso per la parola ciambellano. scusi, buon uomo, dove possiamo trovare il ciambellano per proporci? Nella strada vecchia. Lei non ha ascoltato il mio messaggio? No, scusi, mi ero un attimo distratta a guardare le meravigliose farfalle che avete qua. Chiunque sia opportunamente referenziato per servire con garbo e buona grazia, fa una pausa e vi squadra un pochino così. Può presentarsi alla strada delle Treguglie entro 2 ore al magnifico ciambellano Tuan. Gli si offre un'eccelsa opportunità di servire la famiglia Nadar Khan. Grazie. Ho parlato. Grazie mille. La strada delle Treguglie. Come, scusi? Dov'è la strada delle Treguglie?
Lei sa che è veramente insistente, cara la mia elfa? Sì. Bene, alzi lo sguardo al cielo, cerchi le treguglie. Le vedi, sono facilmente individuabili. È l'unico posto della città in cui ci sono treguglie infilate una dopo l'altra. Lei vada sotto le treguglie e troverà la strada delle treguglie, nonché il ciambellano Tuan. Grazie. Mi prego. Scusi, grazie mille. Io devo fare questo test. Gnocchi ciambellano. Niente, devo solo verificare che ridesse ogni occorrenza di ciambellano. Andiamo. Andiamo alla strada. Un attimo solo, ragazzi, un attimo, capiamo un attimo. Quindi, qui si sta proponendo, c'è un bando per fare da cameriere ai reali. Vogliamo non dare da cameriere, ti devi proporre, io mi proporrò come maga per servire la famiglia reale. E Gebet si può proporre come clown. Si può proporre come clown, sì, orgogliosamente come clown. La mia famiglia è clown da generazione. Guarda cosa faccio con te questo. Poi chi altro potrebbe servire? Vabbè, ma prima andiamo a vedere di che hanno bisogno. Magari serve un macellaio e nessuno di noi è un macellaio. Andiamo a vedere la strada. Va bene, andiamo a vedere. Comunque andiamo tutti sotto. Sì, andiamo. Allora, arrivate alla strada delle Treguglie, è abbastanza, come dicevamo, abbastanza semplice individuare dov'è. Ed è abbastanza semplice individuare il ciambellano, perché al centro della strada trovate un uomo enorme, assiso su uno scranno d'oro massiccio, e spalleggiato da quattro guardie con le sciabole sguainate, dai muscoli simili a cime d'arrembaggio. Cosa fate? Io vorrei chiedere a Gnocchi se fa un test di risata sotto i baffi per non farsi notare troppo. Io, purché mi tengo un po' in disparte, intanto che voi capite questi cosa gli serve, in caso cerco di farmi assegnare a già un cortigiano, andrebbe benissimo. Io da lontano urlo, ciambellano! Lui alza lo sguardo e vi guarda, non dice nulla. Bertrosio, vai avanti tu a chiedere di che cosa hanno bisogno. Sì, vado io. Sì. Buongiorno, ciambellano. E questo non dice niente. Sono un candidato per la cosa lì della famiglia reale. Questo ti guarda a capopiedi. Tu saresti un aspirante cameriere? Sì, io un po' di esperienza ce l'ho, ho fatto il cameriere in ristorante cinese qua vicino. Questo è un lavoro molto delicato, si tratta di servire al banchetto che ci sarà stasera e serve gente brava, qualificata e soprattutto ordinata. Questo gruppo è con te? Sì, ma guardi che mano ferma che ho. Sono perfetto per fare questo mestiere, e anche i miei colleghi, tutti i camerieri diplomati all'alberghiero. Io sono un artista, è normale che scusami. Buongiorno, signor Ciambellano. Buongiorno. Buongiorno. Io sono una elfa maga e so servire molto bene anche usando la magia. Faccio anche dei fantastici spettacoli a fine serata insieme al mio assistente Gebeldo Lidl. Mi fa molto piacere. Ma qua ci sarà da ricoprire posizioni un pochino meno nobili di quelle che dite voi. Mi domando se la vostra squadra sia degna di questo lavoro. Grazie agli dèi non sono io che devo assegnare. E grazie agli dèi ci sono anche altri candidati, o saremmo messi veramente molto male. Ma noi siamo bravissimi. Non ho dubbio alcuno. Detto questo, scusate un po' di tosse. Detto questo, non posso fare altro che consegnarvi dei numeri. Vi posso dire di presentarvi alla porta del mattino alla Rocca prima delle 6 del pomeriggio di oggi, dove sarete accettati o scartati a seconda della vostra idoneità. Questi sono i numerini. Prego. E vi dà dei numeri di giada scolpita.
ve ne dà uno per uno. Partono dal numero 7 e arrivano al numero 12. Io ho l'8. Io ho l'1. Ma dobbiamo dire noi? Io ho il 7. Ok. Io ho l'11. Benissimo. Io ho il 10. 10 è il mio. Sai letto. Non l'hai letto all'inverso, gnocchi. È l'11. Chi è che ha il 10? Scusate, è più importante. Probabilmente tu, ho letto male io. Okay. 10 ce l'ho io, Maradona ce l'ho io. Benissimo, adesso che vi siete segnati tutti i numerini, e questo non era un passaggio effettivamente facile da fare, no, cioè richiedeva un certo... Ragazzi, siete voi che vi siete segnati, per scusare mi dite voi il mio numero. Io ho il 7. 8. Okay. 9. 10. 11. 12, ce l'ho fatta. Beh ragazzi, questo io me lo segno, però nella mia carriera di master ho raramente visto una tale capacità, e devo essere onesto, cioè non è semplicissimo in 6 riuscire a fare questa cosa qua. Comunque, ma noi ridiamo su Ciambellano comunque, quindi sulle altre cose siamo sull'anno. Quindi cosa fate ragazzi, perché non so se vi è chiaro il concetto. Dobbiamo andare alle porte del da camerieri. Per fortuna sì. Io ho un sacco di destrezza e adesso vediamo il gruppo del carisma come si dà in faccia ai vassoi. Possono togliere il grasso sui piatti con l'acido. Ma con chi stai parlando, Franca? Ancora col Ciambellano? No, volevo provare a chiedere una cosa al Ciambellano, in realtà. Basta, andiamo dove ci ha detto il Ciambellano. Allora, un attimo, porca miseria. Volevo provare a chiedere al Ciambellano se proprio potessi io intercedere presso gli dèi per qualche cosa di suo, in cambio di qualche dritta su come farci ammettere a corte questa sera. Ma, caro ragazzo... secondo me la vostra unica possibilità è che gli altri 6 muoiano di infarto. Questo è un bel indizio. Questa è un'ottima possibilità. Tra l'altro sono là. Potete anche già vedere che insomma non avete le qualità che il capo dei camerieri Lingma Edo va cercando, quasi sicuramente. E quando vi girate vedete che c'è effettivamente un gruppetto di 6 elfi vestiti con delle tuniche di velluto, delle livree sostanzialmente, molto belle, verdi di colore. Evidentemente è un gruppo già formato, coeso. Sono i serpe verde. Eh? Ah, regà, meniamo. Meniamo, allora, facciamo i veleni in faccia. No. Questo nobile, e no, andiamo verso di loro. Stiamo molto calmi. Ci possiamo scambiare da loro o li uccidiamo? Allora, no, o li ammazziamo. No, lo uccideremo degli sì. No, ma senti, abbiamo ucciso goblin. No. Ammazziamo questi, ma chi se ne frega? Ma non gli elfi! Ragazzi, ragazzi, scusate, ho già provocato un infarto una volta. Io lancio, faccio un trucchetto. Siamo in mezzo alla città. Vabbè, no, ma tanto è un tuono, ragazzi, è un tuono, non succede niente. Ma come nei cartoni animati, li portiamo in un vicolo, poi li tramortiamo e ci siamo come loro. Esatto. Sì, però posso dire una cosa, non è che loro sono stati scelti, cioè è una sfida fra noi e lui, quindi se li tramortiamo, sì, comunque poi ci dovranno scegliere solo quei vestiti loro. Però sono gli unici altri 6 concorrenti, quindi se noi tramortiamo loro, rimaniamo noi 6, abbiamo pure dei bei vestiti. Capiamo se possiamo distrarli, cioè se possiamo farli andare da distrarli, far succedere un casino da una parte, loro vanno tutti là. Non c'è delle magie che li addormentano, voi, scusate, siete maghi. Siamo d'accordo che vogliamo i loro vestiti. Io potrei fare il sonno, però sono molto forte a difendersi. Ma perché vogliamo i loro vestiti, Franca? Che c'è? Un mercatino? Che devo fare? Un mantello da elfo, non lo sembri. Avete parlato in due, non ho capito. Franca, perché vogliamo i loro vestiti? Perché il verde ti dona. Perché l'occhio vuole la sua parte. Ma non è che siamo vestiti di merda, cioè comunque io sono vestito... Io c'ho il pantalone del Daino, cioè c'ho un perizoma. Se mettete il mantello dei miei non lo sembrerete. No, non dobbiamo sembrare.
sono delle dobbiamo tuniche sembrare... da camerieri. Poi allora noi dobbiamo non far presentare loro al concorso da camerieri della famiglia reale. Questo è il nostro obiettivo, in un modo o nell'altro. Sì. Io penso. Sentite, che, se io posso, ci vado. Dimmi Reato. No, li addormentiamo. Ci rubiamo i vestiti, così anche li umiliamo un po', che vanno in giro nudi. Poi se questi vanno in giro nudi, siamo i veri camerieri, e chi li crede se sono tutti nudi, scusate. Allora, posso andarci prima a parlare? Io sono sempre per un tentativo diplomatico. Certo, puoi andare, tu è sempre andata bene finora. Non infatti. Andare, non serve, addormentali, Danica. Ma io, c'è qualcun scusate. Altro che ha incantesimi di sonno, Mormos, tu per caso? No, solo io? Quanti sono questi elfi? Sei? Sono sei. Non si riusciranno mai ad addormentare tutti. Oh, e quindi ci vado ragazzi, a parlare. Io ho un maglio che può essere usato per tramortire le persone. Ma non li dobbiamo tramortire. Dobbiamo incapacitare. Certo, io ho una scimitarra che può essere usata per tramortire le persone per sempre. Io dell'acido. Uno l'addormenta, uno lo dà una botta in testa, ognuno fa la sua parte. No. Ma allora dimmi Morto. No, vai, prego. Allora, io vado verso gli elfi perché mi sono stufato. Vado verso gli elfi e dico: "Salve elfi. Ciao. A quanto pare voi sarete i nostri sfidanti questa sera alle 19. Sfidanti per cosa, caro? Sfidanti per la selezione dei camerieri questa sera alle 19. Cioè, tu mi stai dicendo che tu e i tuoi amici che puzzate come delle capre. Sono pure stronzi, ma che stiamo a aspettare? Nominiamoli. Vorresti dire che voi pensate di portare via il posto a noi? Noi allora, che serviamo alla famiglia reale da più o meno 10 anni? Noi che abbiamo servito i più potenti regnanti di questo regno? E voi che comprendete un vecchio che sta morendo? Un mezzorco che non ha nemmeno la minima idea di che cosa voglia dire la classe? Una dragonide che dovrebbe essere rinchiusa, un tiefling che non è altro che una stirpe demoniaca, l'unica che si salva è quella bella figliuola laggiù, anche se è di una, così, famiglia che non mi sta particolarmente simpatica. Voi pensate di rubare posto a noi?" E io dico, certo. mi scusa un attimo, torno dai miei compagni e gli dico: "Ragazzi, ci ha detto un sacco di cose brutte, andiamo e spaccamogli la faccia." No. Ma ha detto un sacco di cose brutte. Però, ha detto attiriamoli in un vicolo. Non sono come le bestie con cui avete avuto a che fare Madonna, fino ad ora. Danica, stai dalla nostra parte adesso. Infatti, no. Io adesso prenderò con degli esperti. Anche... No. Danica, adesso anche puzzi tu, anche Danica. Tu. Hai dormito con noi tutto il tempo, quindi puzzi anche tu. Adesso tu li chiami nel vicolo. Come ti permetti? Danica, guardi che lui dice che l'anatemi me li levi dalle mani proprio, cioè non è che te li voglio lanciare, è che proprio me li levi dalle mani. Allora io torno dagli elfi e dico: "Possiamo provare un incantesimo di charm, ragazzi." Un incantesimo di charm. Ma non è con loro che dobbiamo fare, non è su loro che dobbiamo fare colpo, è dopo. Quindi allora, adesso noi ma proponiamoci, perché li dobbiamo eliminare? Scusate, Master, io vado dagli elfi e dico: "Sì? Elfi, hanno detto i miei amici che se vi date appuntamento tra 10 minuti qui nel campo, ci sarà un campo qui vicino, la risolviamo con le mani, la risolviamo a schiaffoni." Lo annunciamo. Cioè tu vuoi sfidarci a schiaffoni? Cioè a schiaffoni, insomma, è una metafora, cioè, così almeno solo chi rimane in piedi può andare a fare il provino. Allora, vediamo cosa succede. Io mi giro verso loro e dico: "Ragazzi, tranquilli, ci sto pensando io." Gebeddo, fammi una bella prova di carisma. Adesso mi è ovviamente perso il dado, ma lo recupero. Prova di carisma col dado da 20. Scusate, ho perso qualsiasi l'uso degli arti. Okay. 16. Ah! Attenzione. La storia è una svolta, perché sì, c'è più 3, credo, adesso addirittura... Più 2, 18. Il tizio ti guarda e dice: "Oggi godrò nel tagliarti la gola." Madonna!
si gira verso gli altri, gli parla in elfico e tu lo parli l'elfico? No, ovviamente, non capisci cosa dice, però dice appuntamento nel vicolo là in fondo tra esattamente 10 minuti. Tu e i tuoi amici oggi non ne uscirete vivi. Ah, questo lo vedremo. E comunque quella cosa che hai detto in elfico, nel dubbio, a tua sorella. Ho detto a loro di andare nel vicolo tra 10 minuti. Non ho capito, vuoi anche mia sorella nella sfida? Non è chiara questa cosa. No, c'era stato un fraintendimento. Possiamo, ci vediamo nel vicolo fra 10 minuti. Ok. Gebbedo, meno male che sono andato a parlare. Guarda. Questa sì, ragazzi, che è un'imboscata. Ho un'idea. Costruiamo, quando verranno nel vicolo, costruiamo una parete per chiudere il vicolo, magica, e loro saranno intrappolati lì tutto il tempo. Cioè, non li costruire parete magica? C'è il muratore magico. Costruire parete magica, aspetta che ce l'ho da qualche parte. No, questo è l'uomo di secondo livello. No. Una palazzinara magica ci abbiamo. Raga, scusate, guardatemi un attimo negli occhi tutti. Sì. Ho fatto una cazzata, cioè siamo tutti d'accordo nel... Perché? No, che t'hanno detto? Mica ho capito. Cioè, io ho sentito una vaga frase su una sorella, ma non mi è arrivato bene. Ucciderli tutti salveranno soltanto me. Hanno detto che ci vediamo fra 10 minuti nel vicolo e la risolviamo a botte. Non possiamo mettere delle banane nel vicolo, così scivolano e cadono. Possiamo fare qualcosa di buono senza farne morire? Non cadono neanche sul ghiaccio, sulla neve, non cadranno allora, mai. Allora, io dico che... Ma tu hai visto la scena di Legolas che scivola da un enorme elefante mentre lancia un arco e secondo te scivola su una buccia di banana? Ma quella era Legolas, è famoso per le sue cadute, cosa c'entra? Io ho visto Legoland. Allora. Ah, ok. Vabbè, raga, miriamo e basta. Noi andiamo, non possiamo fare altro. Ci mettiamo dai due lati del vicolo e quando entrano li prendiamo da due lati e poi chi esce dal vicolo va a fare il cameriere e mazza gnocchi. Ma se invece tipo disertiamo l'appuntamento, cerchiamo di rimandarlo fino alle 19 e poi alle 19 ci facciamo trovare solo noi. Questa è una bella idea. Ma quelli poi ci scartano, vengono quelli e li prendono. Cioè, non sì. è automatico che ci prendono. Cioè, Se siamo gli unici ci prendono e se c'è sta alternativa no, quindi dobbiamo farli fuori per forza, ormai è questo, li abbiamo pure minacciati. Sì, allora dai, secondo me andiamo nel vicolo e vediamo se riusciamo ad avere se non altro qualche vantaggio territoriale per quando arrivano questi. Dopo questi 40... allora, entrate nel vicoletto, vedete subito che il vicolo è un vicolo cieco, quindi dall'altra parte non c'è uscita. Potete, non, è molto spoglio, c'è qualche detrito, qualche sacco dell'immondizia di Utah. Non c'è molto, c'è un carretto spaccato. Eventualmente, qualcheduno. Le pareti, cioè i palazzi a destra e a sinistra del vicolo. Sono almeno 6 metri. Almeno io non posso metri. Salire su in nessun modo. Sui puoi provare, certamente. Ma tu, sì, soprattutto con quello sguardo potresti incenerli di paura mentre stai cadendo giù e farli morire di infarto. Ma sì, vuoi provare a salire sulle pareti? Sì. Allora, tirami sull'atletica, Franca. Hai un bonus di più 3. Non avevo tanto. Ah, ok. Hai un tiro andato da 20, sì. Sì. Vediamo cosa succede. 18. Madonna, sali su proprio zompando, sei sul tetto di uno laterale, quindi potrai cercare di saltare su uno di loro. In questo momento, mentre tu stai facendo questo, voi vi state guardando attorno, naturalmente arrivano anche loro, perché mica sono scemi, hanno anticipato anche loro. E vedete che non hanno più la tunica addosso, ce l'hanno in mano, la buttano a terra. E ovviamente sotto hanno la loro bella armatura di cuoio e hanno soprattutto delle armi. Hanno una spada corta per ciascuno. Addirittura qualcuno porta una balestra sulla schiena. Questi non sono camerieri. Questi sono sicuramente qualcosa di più, mettiamola così. Non hanno fatto solo l'alberghiero questi. No, non hanno fatto l'alberghiero. Franca, fammi un tiro con un dado da 20. Madonna Franca, mi raccomando. 3. Ci siamo messi contro gli spada degli elfi. Sono chiaramente dei venditori di banane. Quindi non potevano scivolare sulle bucce delle banane. Però sì, non c'è verso. Allora, naturalmente il tizio che aveva parlato con te, Gebeddo, è davanti al gruppo e dice bene. Come le mettiamo adesso? Ah, allora, siete in 5, uno è già scappato, bravi, bravi, bravi. Allora, sì, uno è scappata perché ha avuto paura, okay. Però
però io volevo dire, voi ci avete detto delle cose brutte e noi non ci va, perché ci hanno detto che questa è la città della pace, la città dell'armonia, voi ci dite delle cose brutte e poi noi reagiamo. Noi siamo qui solo per fare la pace e l'amicizia in simpatia. Sai che non me ne frega un cazzo? Sai che adesso io vi macelliamo tutti e non si salva nessuno? Mi sembra una reazione quantomeno esagerata per una questione che poteva essere risolta. Il problema è che non dovevate rompere il cazzo alla gilda dei ladri degli elfi di Trojaim. Trojaim. Questo l'avevamo visto a occhio. Perché stai ridendo tu, mezz'orco? No, scusa, è una cosa mia. Ma scusa, quindi siete tutti figli di Trojaim? Questo, Io non capisco, perché ridono? Questi hanno proprio voglia di morire. Voi avete proprio voglia di morire, quindi, giusto? Ma voi sareste disposti, voi sareste pronti a uccidere una di voi? E indico Danica. Io non combatto. Danica, ma tu pure. Sono costretta a stare con questo gruppo. Lei non è una di noi. Tu capisci, Danica, che sono di un'altra stirpe, completamente proprio. Non hanno niente a che fare con te e questi sono ladri, sono cattivi, non gliene frega niente. La tua intento allora... è nobile e eccezionale, ma probabilmente non è ricambiato dall'altra parte, lo percepisci. Allora, regà, o menamo o la risolviamo. Sì, ma che stiamo a fare? Dai, menamo. Andiamo. Ok, menamo. Quindi vi scagliate addosso tutti e cinque? Ottimo. Danica, Franca, cosa fai? Io aspetto che loro siano colti di sorpresa e poi balzo dall'alto. Ok, questa è una classica cosa che nel mondo di Dungeons and Dragons è il generatore di situazioni, tanto è inutile che io parli, i dadi parleranno per me. Ok, andiamo di iniziativa, signori, vado per loro, abbiamo i ladri che fanno una bellissima iniziativa, 5, quindi sono molto lenti. Franca, tirami il dado tu per prima che vediamo cosa succede, tanto da 20 per l'iniziativa. Hai un più 1. 17. Bella lì. 17. Franca, sai, 18, quindi agisci tu prima degli altri, zompi giù, e cosa vuoi fare? Vuoi zompare con la spada, vuoi semplicemente spaventarli, vuoi ucciderne uno? Qual è la tua intenzione? Uccidi. Che dite, li spavento? No, uccidi, allora prendo la spada lunga. Sì, zompi giù con la spada lunga per infilzare uno. Sì, come uno spiedino di pollo. Ok, allora fammi un bel tiro sull'atletica intanto per vedere se riesci a calcolare le distanze giuste. Dato da 20 più 3. Come la sensazione che... 14. 14. Bella lì, Franca arriva giù e si proietta davanti al tizio, il loro capo, e adesso fai pure il tiro per colpire. Lui è completamente sorpreso e perderà la capacità di attaccare in questo round. Tira il dado da 20 per colpire, usi la spada lunga, hai un più 5. Quanto fai? 7. Più 5... 12, colpito. Dagli pure il danno, Franca. Un dado da 8 più 3. Vai. Dai, 8, Franca. 8, aspetta che l'8. Questo qui, giusto? Sì, signore, perfetto. 3. Più 3, 6 danni al coro capo. È ovviamente ancora vivo, ma è ferito. Andiamo con le altre iniziative, ragazzi. Gli altri 5 del gruppo. Forza con le iniziative, ditemi. Che dobbiamo fare? Tirare il dato da 20 e sommare il bonus iniziativa. Okay. 4 più 1, 5 io. 5 Gebeddo, poi? Io ho 14 più 3, 17. 17, gnocchi, ok. Io 10 meno 1. 9. 12 okay. Più 1. 13. E Danica, tu decidi di non partecipare, giusto? O fai qualcosa? Mi difendo. Danica. Quindi, io posso fare degli incantesimi per difendere i miei compagni? Tipo lo scudo, l'interdizione alle lame, o li posso fare solo su di me? No, puoi anche farli sui tuoi compagni, assolutamente, sì. Ok, li faccio su tutti noi, faccio... Allora no, scusami, lo scudo è solamente su di te ed è una reazione che tu puoi triggerare quando qualcuno cerca di attaccarti. Incantesimi difensivi in questo momento non ne hai tanti, hai degli incantesimi... Neanche l'interdizione alle lame, no? Hai l'interdizione alle lame, sì, perfetto. Che gli aiuta un po'. Uno alla volta, però, sì, esatto. Ah, solo a uno? Solo a uno, vabbè. Su chi lo fai? Non so chi sia più in pericolo. Se vedo quello che sta per prenderle.
forse Franca, okay, che è mezzo al casino. Sì, Franca è la più esposta in assoluto. Tirami il dado da 20, Danica per l'iniziativa. Dado da 20, allora, più la tua iniziativa. Quello da 20. Okay. Hai più 3. 19. Oh, però, 22. Quindi tu sei la prima ad agire, addirittura, e quindi lanci interdizione le lame a Franca, che quindi verrai protetta sostanzialmente per un round dai danni che dovessero assegnarti. Ok? Il prossimo ad agire è... Io penso ho fatto 17. No, c'è un 18, che era Franca, già fatto, scusate. Sì, 17, gnocchi, vai. Io attaccherei, cioè doppio attacco, spada corta e scimitarra, su quello già ferito da Franca. Giusto, corretto, vai pure. Doppio attacco, vai. Devo fare un tiro per colpire? Tiro per colpire, esatto, adesso ti guido. Oh. E gnocchi, abbiamo la spada corta primaria, più 4. Che è un, questo non so se... questo è un 6. Il punto 6. È sotto? Sì, beh, questo quindi qua. Mancato, esatto. No, quello è un 9. No. Allora 9. 9 più 4, 13, colpito. Dagli un dado da 6, più 2 di danno. Dai! Bravo! Dai! 3 più 2, 5. 5 danni. 6 e 5, 11, questo è morto. Bene. E a questo punto io non posso fare il secondo attacco su un altro, o sì? Sì, riesci, è lì vicino. Puoi girarti rapidamente e cercare di attaccarne un altro. E allora provo a fare questa cosa. Vai. In questo caso hai semplicemente un più 2. No, 5 più 2. Mancato, 7. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo Mormos. Tu cosa facevi? Io tento un dardo tracciante su quello, sul secondo che ha provato ad attaccare i gnocchi. Vai pure, tira pure i danni. Allora, il dardo tracciante, abbiamo detto che... eccolo qua. Che devo tirare, che devo tirare? Te lo dico subito, se non ricordo male, è un dado da 12, adesso lo andiamo a vedere al volo. Purtroppo non ce l'ho scritto qua. Allora... dardo tracciante, eccolo qua. Devi colpirlo, quindi devi fare un tiro per colpire utilizzando il tuo bonus di attacco incantesimi che è più 4, quindi tiro un dado da 20 più 4. Che sfiga, 1 più 4. 5, lo manchi clamorosamente. Ok. E se il bersaglio, se fallisce, cosa succede? Vediamo un po'. Fallisce che non succede nulla. L'hai mancato clamorosamente, mi dispiace. È partita dalle tue mani. Regà, non ero preparato. Dalle tue mani è partita sostanzialmente una freccia magica sberluccicante che però ha completamente mancato il bersaglio ed è andata a infilarsi contro il muro. Ok, a questo punto abbiamo... ho dimenticato gli occhiali, scusate, ragazzi. Abbiamo il re, Artrosio, vai, cosa, col maglio, sì. Vai. Meno, qua era, devo lanciare il 20. Sempre. Allora, dado da 20, sì. Quella risata sotto i baffi del master mi fa pensare che quando attaccheranno loro la partita sarà finita, però ho questa sensazione. Ma faccio 9. 9 più 6, 15, dagli danno col maglio, 2 da 6 più 4. Re Artrosio quando colpisce, ragazzi, è un problema. Pensa se uno di loro era... il primo 2 e il secondo 6. È un nano. Quindi 6 e 2, 8, 8 e 4, 12, muore anche il secondo. Ne avete uccisi 2? A questo punto... sono ancora 4. A questo caramba. Punto rimane l'ultimo che deve andare, quindi gnocchi. Oh, Gebeddo. No, Gebeddo, scusate, Gebeddo. Allora, tu cosa fai? Io provo a utilizzare come azione ispirazione bardica. Ok. Ispirazione bardica nei confronti di Franca. Perché Danica non combatte, quindi certo. Ispirazione bardica nei confronti di Franca. Quindi lei... puoi lanciare un D6 per una volta entro i 10 minuti successivi e aggiungere il risultato al tiro per colpire. Okay, ok, allora io faccio il... aspetta che credo aspetta che tocchi a loro, credo, prima. Prima sta loro, quindi ok, tu lanci l'ispirazione bardica, aiuta Franca. Ok, sta loro adesso, sono rimasti in 4 e funziona così. Ovviamente uno attacca te Franca, un altro attacca te Gnocchi, un altro ancora viene su di te Re Artrosio. E il quarto viene su Mormos, quindi sostanzialmente non vanno né su di te Danica né su di te Gebeddo. Evidentemente vi giudicano meno pericolosi degli altri. Ok? Quindi partiamo con Franca. Allora, tiriamo, vediamo il tiro per colpire, loro hanno un bel più 3, 3, 2, 5, ti manca clamorosamente. Andiamo su Re Artrosio, faccio 3 e 3, 6, ti manca clamorosamente. Oh, no ragazzi non ci credo, ho fatto 3, 3 di fila.
Gnocchi, ti sbaglio, Mormos. Eccolo qua, 19 più 3, 22 colpito. E abbiamo lo splendido un dado da 6 di danni con la spada corta. Sono, attenzione, sono 7 danni. Come sei messo, Mormos? Oddio, io ho punti ferita. Mormos. Sono quasi mortos. Punti ferita, io sono a 8. Quindi ti è rimasto un punto ferito, stai respirando con... No, è meglio non dirlo. Le branchie. Okay. Esatto. Secondo round, signori, questi sono in 4, non ci mollano ancora. Il primo ad andare è sempre Danica. Cosa fai? Il dardo incantato. Danica, una mano. Ah, bravissima. Ok. Lo fai tutti su... Sai che ne hai 3? Li fai tutti sullo stesso? Li dividi? Li divido. Fagli tutti su quello su Mormos, che se piana non sputo... Va sì, bene. Può essere una buona idea. Ok, vai pure, tira tranquillamente i 3 dadi da 4. 3 volte i dadi da 4. Il 4 è questo, vero? No. Sì, la piramide di Giza. La piramide. Ok. Esatto. Allora, 3. Ok. 3. Quindi 9 più 3, 12 punti ferita e vaporizzi quello che sta attaccando Mormos, per sua grande soddisfazione, perché era veramente appeso a un filo. Ok? Dopodiché va Franca, ci sei tu. Eccomi. Allora, io vorrei fare la mia cosa del, diciamo, getto di acido su uno dei tre. Ok. Sofia. Loro hanno un tiro salvezza. Sì, vediamo se fanno il tiro salvezza. Sì, quindi metà dei danni. E tu quanti danni fai? Allora, andiamo. Sì, arma da soffio. 2 dadi da 6, diviso 2, perché sei salvato. Sei un pochino riuscito ad evitare il tuo soffio. Tira 2 dadi da 6. 1. Ok. E 5. Quindi 6 punti ferita, è ferito. Ok. Andiamo avanti, abbiamo Mormos, tu cosa fai? Cerco di respirare, che fai? Io faccio... No. Cosa? Ti puoi curare tu, da solo? Mi posso curare, sì. Tu essendo il chierico dovresti essere quello sì, che... Sì, no, mi posso curare. Parlo fiato perché c'ho poco fiato. Prova a usare cura ferite. Vai automatico, ti curi, di quanto tiri un dado? No, 2 dadi da 4 secondo me. 2 dadi da 4? Ci andiamo a vedere subito, te lo dico immediatamente. Allora, ma cura ferite, un dado da 8, più il modificatore di caratteristica. Quindi Master Franca aveva l'ispirazione bardica per colpire, tanto ha colpito. Ah, è vero. Devi aggiungere un dado da 6, giusto? Sì. E vai. Ah no, sul colpire, non sul... 6, morto anche quello... Sul tiro per colpire, sì. Morto. Gli ha dato talmente tanta ispirazione che l'ha fatto fuori con l'acido. Mormos, è un dado da 8 più la tua bonus di saggezza. Allora, il dado ha fatto 6. Più 2, 8, quindi torni pieno. Perfetto, torni pieno, 8 punti feriti. Mormos si cura e a questo, sì, a questo punto... Artrosio. Io. No, cioè, gnocchi prima. Non tocca prima. No, certo. Non so. Sì, gnocchi, scusa, 17, sì, perdonatemi. Io attacco la in 2. Sono rimasti in 2, sì, corretto. Allora attacco quello più vicino. Il tuo è quello di Re Artrosio, sono rimasti i loro 2. Sì, allora vado col mio, che oramai è una questione tra di noi. 3 col primo attacco e quindi lo manchi. Col secondo 16 più colpito. Sì, e tiro il mio dado quindi... da 6. Esatto, più 1, no, non è vero, adesso 6, ci guardiamo. 6 gnocchi, 6 più 2, 8 punti ferita, ok, è ancora vivo, ma respira malissimo anche lui. Re Artrosio, il tuo, vai, col maglio. Vado. Col mio maglio, quindi prima questo da 20. Sì, tiro per colpire. 17. Colpitissimo, dagli il danno, che sono, abbiamo detto, 2 dadi mostruoso, 2 dadi 6 più 4. 6, e allora, 4. 10 più 4, 14, frantumato, e indovinate, l'ultimo rimasto se la dà a gambe come se non esistesse un domani.
avete opportunità di colpirlo o lasciarlo andare, ditemi voi. Io devo agire, quindi tiro fuori la balestra e provo a colpirlo. Ok, vai, no. Spara. Mamma mia, alle spalle. Alle spalle. Ma certo, poi mi vanterò. Io ho anche la possibilità di utilizzare l'ispirazione. Allora, lui estrae... Vai. 12, quanto di bonus ho, su che cosa? Su... Più 3, lui ha una bellissima balestra a mano, tra l'altro Gebeddo, quindi 15 colpito. 15 e a questo colpito. Punto dagli il danno, puoi ancora usare l'ispirazione, ricordatelo anche sul danno. Questo è uno, uso l'ispirazione. Sì. 4 più 1, 5. 5, muore anche questo qua. E dai! E dai! Senza pietà! Lo sono meritato. Allora, adesso, bravi tu, noi siamo pure tutti bene perché Mormos si è riacchiappato, no? Sì. Quindi adesso prendiamoci un attimo, ho visto una luce in fondo al tunnel. Posso leggere un commento dalla freghiamogli tutto quello che c'hanno comunque e nascondiamo i corpi. Posso leggere un commento dalla chat che dice però coi vermi iena parliamoci, mi raccomando. Ma sai che te lo volevo chiedere io pure, ma cioè... Allora, abbiamo ucciso 6 elfi per farci prendere come camerieri. Sì. Esatto. Questo è il capitalismo. Ma non erano elfi, erano dei ladri, figli di Troia che... guarda che gli elfi ladri di Troia sono una razza... ci hanno insultato e hanno insultato pure te, hanno detto tu non sei una di noi, quindi... cioè. Che vuoi. Certo, io non sono una di loro, ma soprattutto puzzo come voi, purtroppo. Ormai sei una. Brava, ormai messo. Allora, prendiamoci i vestiti, preghiamoli, truchiamoli se hanno qualcosa e nascondiamo i corpi da qualche parte dove non si crea un gran casino. Sì, anche guarda bene se hanno cosa hanno. Controlla. Allora, l'unica cosa, trovate questa insegna, Frank, che tu riconosci essere l'emblema della gilda dei ladri, probabilmente è la gilda locale. Insomma, questi... L'idea probabilmente è che loro volessero intrufolarsi a corte, sostanzialmente sono lo specchio del vostro gruppo, nel senso volevano intrufolarsi a corte con un'altra mira che era quella di derubare il più possibile sostanzialmente, ma avete rovinato magistralmente i loro piani, direi. Non hanno nulla che possa essere individuato come qualcosa di valore. Io però l'egida dei ladri, se posso, la prendo. Ok, perfetto, ci sta, ottimo. E eccolo qua. Scusami, ce l'hanno i numerini attaccati? Sì, hanno i numeri dall'1 a 6, esatto, sì. Scusate, prendiamo di quelli, abbiamo fatto tutta la sbagliata. E ci vestiamo come loro. Io prendo il 2. Io il 4. Io l'1. Okay. Ma ci possiamo prendere le loro tuniche che avevano lasciato per terra? Sì, ci vestiamo come loro. Fare a botte. Ma che ci fai con le tuniche? Ma noi siamo i camerieri, dobbiamo far finta di essere camerieri. Mettile, sono belle, sono bellissime, verdi. Le mettiamo. Ok, quindi mettete anche le livree verdi. In effetti manca pochissimo, ormai manca mezz'ora all'appuntamento alla porta del mattino. Quindi andate alla porta del mattino. Vabbè, ma possiamo andare con calma, tanto non credo ci sarà gente. Occhio. Però facciamoci puntuali, perché siamo comunque professionisti. Pure un po' in anticipo, esatto. A seconda dei numeri che chiamano, andiamo noi e gli altri. Vai, allora andiamo lì. Danica, okay. Danica, ma che c'hai? Che c'hai? Che problema c'hai? Sei tutta moggia, abbiamo ucciso 6 elfi, va bene, ma ci avevano provocato. No, non è vero, sono arrabbiata perché siete siete vergognosi. Ma cos'è questo razzismo, scusa? Cioè, uccidiamo i goblin, altri va bene, uccidiamo quelli certo! Come te. Ma che te li culo goblin? Questo è razzismo questo, scusate. Nel reame! Cioè, abbiamo ucciso 6 elfi! Allora, c'erano orchi, che facevi? E va bene? Allora, povero... Farebbe tornare il sorriso. Possiamo lavarci prima di presentarci questo colloquio? Purtroppo il tempo scarseggia veramente, non c'è tempo. Mettete le livree verdi, immagino, ok? Sì, sì. Arrivate alla porta del mattino, è sostanzialmente di fianco, è l'altro ingresso, l'ingresso laterale rispetto a quello dove siete stati voi stamattina, Gebeddo, Danica e Franca. Grazie a Dio non c'è la stessa guardia, è stato un cambio delle guardie, quindi non c'è la persona. Arrivate e vedete che c'è una persona in abiti molto eleganti, un'altra livrea, grigia in questo caso, che sta battendo il piede davanti all'ingresso, sta attendendo che arrivi qualcheduno, evidentemente. Qualcuno col carisma vada a parlarci. Che... Buongiorno, noi siamo la squadra che si vorrebbe proporre per servire a corte questa sera. Sì, ma una doccia potevate farla però, Abbiamo avuto un imprevisto durante la strada, purtroppo siamo stati aggrediti da dei goblin. Aggrediti da dei goblin in città, certo.
No, lungo la strada, lungo la strada, per venire qui. Strada, perché siamo arrivati da lontano. Allora, cerchiamo di capirci. Tanto datemi i numeri, se no non si parla neanche. Che numeri avete? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E già sapete contare, già qualcosa, bene, bravi. Allora, questa sera sono 3 le mansioni che dovrete fare. Intanto aspettiamo 5 minuti per vedere che non arrivi qualcun altro. Per Dio, spero che arrivi qualcun altro. Non arriverà, non arriverà. Questa vostra fiducia mi lascia abbastanza sospettoso. No, lo sappiamo, siamo molto positivi, fiduciosi, crediamo nell'ottimismo. Siamo i migliori, noi abbiamo... L'ottimismo della vita, bene. Allora io mi chiamo Ling Maedo e sono il capo dei camerieri di stasera. Ci sono 3 compiti principali che dovrete svolgere. Il primo compito è servire cocktail al banco. Chiaro? Chi è che sa fare cocktail di voi? Io. Io. Bene. Io ho la mano giusta per fare. Quali sono gli altri compiti? Aspetta un secondo, allora, intanto i cocktail di cui parliamo, Goblinito alla menta, Bloody Dragon, Mezzianita, cose di questo genere, chiaro? Certo, certo. Bene, gli altri due voglio, altri due portare vassoi carichi di bicchieri in sala, chi è che può farlo? Io lo posso fare, molto bene. E? Come no? Perché no tu? Vai benissimo, te lo metti sulla testa. Io lo posso fare. Lo vai tu? Io. Ok, allora voi due. Bene. Dopodiché ci vogliono 2 guardarobieri, quindi rimane lo gnomo e il vecchio. Ok? Va bene, guardarobiere. Allora, adesso quello che dovete fare è entrare. La prima cosa che dovete fare è di recarvi al Cridarium. Voglio che vi facciate una doccia completa, è chiaro? Non abbiamo le docce separate. Sarà una doccia promiscua, sono cavoli vostri. Chiaro anche questo? Bene, dopodiché troverete le livree a fianco al calendarium, ve le dovrete mettere. Mi raccomando, ci sono alcune regole che sono importantissime. Non si importunano gli ospiti! Non si parla con gli ospiti! Siete gentili! Se rompete qualcosa, lo pagate! La paga per stasera sono esattamente 3 monete d'oro a testa. È tutto chiaro? Sì. Oddio, è successo qualcosa nel riquadro. Sì, credo sia caduta una di noi che adesso tornerà a breve. Adesso tornerà. Sì, grazie. Intanto andiamo a farci la doccia. È già andata a farti la doccia, per quello è sparita già. Okay. Benissimo. Allora, entrate. Facevo i cocktail. Non ho capito, ora mi sono confuso con i... I cocktail sono Mormos e Danica. Ah, ok. Quindi in guardaroba ci siete tu e Gebeddo. E invece per portare i vassoi in sala ci sono appunto Franca, se ritornerà mai, dalla doccia. Evidentemente è timida, si è voluta andare a mettere in qualche parte per fare la doccia da sola. Artrosio, perché tu volevi fare i cocktail? Sì. Ma ci possiamo scambiare? Appena usciti dalle docce ci scambiamo, possiamo fare? No, tanto mica controllerà. Certamente. Beh, allora, cosa facciamo, Francesco? Aspettiamo che rientri... Sì, direi di sì, magari provo a chiamarla. Se qualcuno... Ci andiamo a fare la doccia pure per Franca. Io intanto vado ad aprire l'acqua per vedere se esce l'acqua calda, che magari tocca aspettare un pochino. No, Francesco, dimmi tu, sono le 11, magari ha senso sospendere la serata, cosa dici? Guarda, Guglia, eccola qua. No, scusatemi, ci sono. Sei andata a fare la doccia per da sola perché tu non vuoi farti vedere, di la verità. Ero un po' timida. Ok, allora... La parte di rocca che riuscite a visitare si compone di un vasto atrio con servizio di guardaroba. Un lungo e largo corridoio dalle pareti meticolosamente dipinte con dei e demoni che lottano su di armi e magie. Dal soffitto in legno cassettoni e dal pavimento in legno nascosto da un foltissimo tappeto illuminato da dozzine di torce, naturalmente illusorie. Le cucine si trovano sulla destra del corridoio e si entra attraverso un passaggio mascherato da un'illusione di parete. Silenzio e assenza di odori. I servizi igienici sono costituiti da un salone con molta acqua corrente, calidarium, frigidarium, e vasche asciutte con illusioni antivista e odori e una disintegrazione magica selettiva. Infine, la grande sala. Ma direi che sospendiamo qua, ragazzi. No! Tardi! No. Vedi, se non perdevamo tempo a uccidere quei 6 elfi, va bene. Non entravamo, però, se non perdevamo tempo a uccidere quegli elfi. Non entravamo, è vero, probabilmente. Ma rispetto per me che sono quasi morto per entrare, quindi... Hai ragione. Guarda quanto bel cibo che c'era, guarda che bel banchetto. Posso fare la doccia? Io mi spoglio. Facciamo un pezzettino. Abbiamo sospeso.
Allora, tra i commenti è tutto un fiorire di no, vi prego, quando lo rifate, non ve ne andate, no. Allora. La scena dei Twitch Fennec proprio adesso. Una legge dello una donna nuda. Allora, ragazzi, una legge dello spettacolo dice che è meglio mandar via il pubblico con un po' di fame che sazio fino all'orlo. Quindi, noi adesso chiudiamo qui questa sessione. Luca, tu ci sei anche la prossima, perché questo è importante. Ci sei anche martedì prossimo. Voi ragazzi ci siete martedì prossimo. Voi in chat ci siete martedì prossimo. Perché se ci siamo tutti, io direi che qui sospendiamo e riprendiamo martedì prossimo con Dietro lo Schermo, Comici all'Avventura. Potete votare per il Toto Traditore. Chi di questi sarà il traditore? Votate pure. Noi nel frattempo sospendiamo qui la sessione, siamo entrati all'interno di questa sala, abbiamo sterminato dei camerieri, ma d'altra parte, ragazzi, da quando esiste il food delivery è tutto un disastro, la ristorazione è in crisi. Noi vi ringraziamo. Parte tua, contratto mio. Esatto. Noi vi ringraziamo per essere stati qui. Grazie Guglia Scognamiglio. Grazie a voi. Grazie Daniele Tinti. Ciao, ci vediamo martedì. Grazie Stefano Ravone. Grazie a voi, è stato molto divertente. Grazie Federica Cacciola, fattela prendere bene, abbiamo ucciso dei tuoi simili. No, sono arrabbiatissima, uccidete tutti senza criterio. grazie Daniele Fabbri. Ciao, pace e bene. E grazie ovviamente più di tutti al nostro master che ci fa sempre divertire a bestia. Quindi Luca, non so come faremmo senza di te. Grazie davvero di cuore. Grazie a voi ragazzi. Noi ci vediamo, ma ovviamente ringraziamo anche Marco e Chiara di robadagrafici.net per tutte le animazioni che vedete. Ringraziamo Max e Ilaria che sono dietro le quinte. Max collabora nella scrittura della storia e non solo. Ilaria invece è la voce che voi non sentite, ma che noi ogni tanto sentiamo e che comanda il tutto. Grazie davvero, ci vediamo martedì sera sempre alle 21:30, sempre in diretta dal canale di Asmodee Italia e in Ride dal canale di Daniele Fabbri, Daniele Tinti e Ciccio Lancia. Soprattutto quello che vi vogliamo dire è: giocate al gioco di ruolo, commentate i post di Asmodee, quelli che riguardano Dietro lo Schermo, Comici all'Avventura, fate le vostre previsioni su chi è il traditore. Noi ci vediamo martedì prossimo alle 21:30, sempre qui Dietro lo Schermo, Comici all'Avventura. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, grazie, ciao.